Ciao a tutti ragazzi, dopo aver visto l'unboxing andiamo ora a fare l'accensione del Wiko Iggy, uno smartphone che mi ha piacevolmente colpito per il rapporto qualità-prezzo, 99 euro per delle buone prestazioni in tutto. Ed eccoci all'accensione di questo Wiko Iggy che abbiamo testato per diverse settimane prima di darvi un giudizio completo su questo smartphone. Abbiamo già fatto l'unboxing, abbiamo già fatto vedere un po' le caratteristiche fisiche con i vari pulsanti, ve le faccio vedere velocemente senza ripetermi inutilmente per guadagnare un po' di tempo. Direi di partire subito dicendovi le caratteristiche tecniche di questo smartphone. Allora, innanzitutto le dimensioni sono di 135.5 x 68 x 11.1 mm. Il peso è di 154 grammi. Per darvi un'idea di confronto, ho qui un 5S e come vedete il display è da 4.5 pollici. Le dimensioni sono nella media, insomma nella media dei nuovi smartphone. Peccato più che altro per la cornice che è veramente abbondante, vedete qui confronto a quella del 5S, che oltretutto il 5S non è un telefono con una cornice tra le più sottili, però si tiene abbastanza bene, anche la scocca leggermente curva fa in modo che l'impugnatura sia a favore. Ma andiamo a parlare appunto di questo display che è un 4.5 pollici TFT, è un 854x480 pixel a 217 ppi di densità, perciò non è super risoluto, ma i pixel diciamo che non si vedono, a meno che non ci avviciniamo veramente tanto al display, allora sì che lì riusciamo un po' a scorgere la risoluzione, che non è tra le più alte sul mercato. Per quanto riguarda il processore, è un MediaTek dual core da 1.3 GHz con tecnologia Cortex A7. La RAM invece è da 512 MB e di memoria interna troviamo 4 GB espandibili con la scheda SD fino a 32 GB. Sto andando ora nella memoria per farvi vedere nella memoria telefono quant'è lo spazio disponibile. Sono 1,44 GB disponibili per l'utente e ciò significa che tutto il resto se li mangia il sistema operativo. Per quanto riguarda appunto il sistema operativo, andiamo sulle info sul telefono, troviamo Android 4.2.2 che non sappiamo se verrà aggiornato, ma ne dubitiamo. Intanto abbassiamo un po' la luminosità che mi sembra essere un po' troppo alta per quanto riguarda il video, che ora direi che va meglio. Per quanto riguarda la batteria, come ho detto nell'unboxing, è una batteria da 1600 mAh, vi dirò poi dopo le impressioni sulla batteria, sulla durata. Fotocamera è una 5 megapixel posteriore che registra video in HD, mentre quella anteriore è una 1.3 megapixel che registra video a qualità standard, perciò 640x480 pixel. Connettività è un HSDPA Plus con 5,76 megabit in down. E è wifi ma non ha l'OTG, perciò non possiamo collegare chiavette per leggere la memoria di massa. Bluetooth 4.0, GPS, bussola, accelerometro e è dual SIM. Non perdiamo questa caratteristica, infatti è un MediaTek e nella gestione SIM troviamo la classica gestione presente su praticamente qualunque telefono dotato di processore MediaTek. Abbiamo inserito ora due SIM, dopo andremo a fare la chiamata di test, anzi andiamo a fare proprio ora, proviamo a chiamare il 40916, anzi l'abbiamo chiamato prima per controllare che la nostra ricarica sia stata fatta. Buonasera, per 200 minuti aggiuntivi di chiamate verso tutti con Tim Young, per maggiori informazioni. Allora, il volume dell'altoparlante non è particolarmente alto, però si sente abbastanza bene e si sente abbastanza bene anche dalla capsula integrata. Per quanto riguarda la ricezione è buona, nella media non abbiamo trovato particolari problemi, mentre il display, sì, ve ne vado a parlare ora del display, andiamo subito a vedere dalla galleria le nostre foto di test, andiamo qui nella galleria di test, andiamo a vedere i neri. I neri direi che sono buoni, anche se si tratta di un LCD comunque ha un buon punto del nero questo display, anche la visibilità, insomma, ve la farò vedere dopo nelle foto più in dettaglio. Bianco non tende a nessun colore in particolare, forse se devo trovare un piccolo neo tende un pochino all'azzurrino, ma è poi un classico, questo è il test dei colori. Guardate queste foglie
Dato mi avvicino un po' con il display della videocamera, andiamo poi a scorrere le nostre foto di test. È una buona unità questo display. Io pensavo di peggio, sinceramente i telefoni entry level di solito hanno angoli visuali molto scarni, ma invece anche qui, per quanto riguarda la risoluzione, non è veramente niente male. Faccio vedere ora gli angoli di visuale che, come vedete, sono abbastanza buoni, non perdiamo troppo colore né luminosità. E andiamo ora a vedere il video a 1080p MP4 che viene riprodotto senza alcun problema. Intanto vediamo anche l'audio e il volume. Quindi nessun problema per quanto riguarda la riproduzione dei video anche a 1080p, appunto a questo tipo di risoluzione alta. Andiamo a provare la fotocamera, vi faccio vedere l'interfaccia che è personalizzata da Wiko, perciò se avete già notato che l'interfaccia è praticamente un Android stock, qualche personalizzazione del produttore c'è. Andiamo a prendere un soggetto a caso, qui il mio 5S per fare una foto di test. Ora vedrete un po' sfocato perché mi sono avvicinato di più alla lente. Proviamo a mettere l'HDR perché ora c'era il flash. E unico neo degli scatti in HDR è che dobbiamo stare veramente fermi quando scattiamo, altrimenti la foto viene mossa. Vi faccio vedere velocemente com'è avvenuta, ma vi dico che gli scatti sono, diciamo, sufficienti perché quando siamo in condizioni di luce le foto vengono abbastanza bene, sono buone. Però quando poi andiamo al buio lì troviamo i problemi anche con il flash. Vi faccio vedere un po' di impostazioni che ci sono abbastanza, cioè ovviamente tag GPS, poi abbiamo i vari effetti, devo togliere l'HDR per vedere questi effetti, abbiamo qualche effetto carino, qui abbiamo vari bilanciamenti del bianco, rilevazione volto, poi abbiamo la possibilità di fare uno scatto a raffica. Tenendo, vabbè, c'ho il flash, togliamo questo flash che, ok, tenendo premuto il pulsante scatta, vedete, ci fa una serie di raffiche che elabora anche abbastanza velocemente. Ora abbiamo fatto 10 scatti, ce li ha elaborati in modo piuttosto veloce. Mentre vi faccio vedere le foto che abbiamo scattato con questo terminale, le nostre foto di test, ormai abbiamo come punto di riferimento appunto diversi soggetti, abbiamo fatto una panoramica che è venuta abbastanza bene. Trovate poi le foto in dimensione originale nella nostra recensione su androidblog.it. Questo è uno scatto normale, un po' sgranato, forse erano le condizioni del tempo che essendoci il cielo nuvoloso ha fatto questo strano effetto. Questa è la macro, non male i dettagli, ma le macro vengono un po' bene con tutti i telefoni. Questa è una foto al buio, senza flash, c'è un po' di rumore, non è completamente al buio, però ci siamo. Questa invece è una foto, la stessa foto con il flash fa il suo, ma vi ripeto, le foto al buio non sono il punto di forza di questo telefono, anche questa foto è stata praticamente fatta completamente al buio con il flash e non è molto bella. Questa invece è una foto completamente al buio, in questo caso fatta con il flash da vicino e anche qui vedete è leggermente mossa, però direi di dare una sufficienza completa alla fotocamera e vi faccio anche vedere il video di test che abbiamo registrato a 1080p la risoluzione massima e anche se la qualità è abbastanza buona del video e anche l'autofocus è veloce, abbiamo trovato un piccolo problema dell'audio. Non so se è solo il nostro terminale che ha questo problema oppure sono proprio tutti fatti così che gracchia leggermente. Comunque trovate il nostro video di test sul canale YouTube, perciò potete rendervi conto del problema di cui sto parlando. Ma torniamo alla home. Come vedete, la fluidità comunque è veramente buona. Per quanto riguarda, sempre rapportandoci alla fascia di prezzo in cui si posiziona questo telefono, ma andiamo ora a vedere il player musicale. Vi faccio vedere un po' com'è strutturato. Abbiamo l'elenco dei brani, poi abbiamo gli album e gli artisti e le varie playlist che possiamo creare. Ma andiamo a sentire il nostro Calvin Harris con Thinking About You. Andiamo ad alzare il volume. Qui lo speaker posteriore, vi ripeto. Andiamo un po' avanti.
Sì, come vi dicevo nella prova della chiamata, l'altoparlante non è tra i più potenti, però comunque buono, anche la qualità ci siamo. Vi faccio ora vedere come va il browser internet, che è presente quello stock di Android, oltre a Chrome, che possiamo poi scaricare successivamente dal Play Store. Vi carico, era già precaricato, anzi, il nostro sito. Ah, vi preciso che questa recensione l'ho fatta dopo che il telefono era stato riavviato, perciò non è acceso da, per esempio, tante ore, anzi abbiamo proprio riavviato prima di fare la recensione. Questa è la navigazione sul nostro sito web, ma la navigazione in generale è veramente buona. Si riesce a navigare davvero bene. Ora facciamo un po' di zoom, un po' di pinch to zoom, tutte le varie, i vari pan del caso. Andiamo a provare a leggere una notizia, così da farvi vedere anche il caricamento, che è buono. Ora siamo sotto rete wifi. Vedete, mentre carica, ovviamente non riusciamo a muoverci all'interno della pagina. Però, nonostante sia un entry level, questo telefono su internet va veramente bene. Abbiamo anche il doppio tap per lo zoom, non c'è il resize del testo, però poco importa perché comunque si legge bene, nonostante la risoluzione, come vi dicevo prima, non è tra le più alte in commercio. Anche la luminosità è buona, non ve l'ho detto prima, però si legge abbastanza bene anche sotto la luce del sole, essendo comunque un LCD, vi ricordo. Andiamo a provare un sito un po' più pesante, andiamo su il classico The Verge, tastiera è quella classica di Android, cioè non abbiamo particolari problemi, c'è la dettatura vocale. Prima non vi ho fatto vedere i messaggi, mi sono dimenticato, però la tastiera l'avete vista un po' ora, ma fidatevi, si scrive bene, è quella comunque stock di Android, cioè non c'è molto da soffermarsi. Ora non riusciamo a capire se è la connessione che fa bizzeffe oppure è il telefono che si è un po' inchiodato. Attendiamo un attimo. Ok, forse ce la possiamo fare. O forse no. Proviamo a chiudere la scheda. Andiamo ad aprire una nuova. Questa, le recensioni live, questo è un po' il bello che vediamo proprio sulla prova, come si comportano e non facendo vari tagli del caso. Ok, eccolo qua, sta caricando. Attiviamo però la modalità desktop, perché a noi quella mobile non ci piace, vogliamo tastare i telefoni a fondo. Ecco qua, sta caricando The Verge. Sito molto pesante, ve lo ricordo per chi non lo conoscesse. Vedete, anche i tempi di caricamento sono nettamente più lunghi rispetto al nostro sito web. Eccolo qua che è caricato. E già riusciamo a muoverci con una certa disinvoltura nell'interno della pagina. Abbiamo il pinch to zoom, pan, direi niente male. Doppio tap. Beh, insomma, che dire, la navigazione web rapportata al processore, insomma, alla fascia di utilizzo di questo telefono, direi che è promossa a pieni voti. Ma andiamo ora a parlare dei browser delle mail, scusate. Abbiamo, ok, piccolo rallentamento dovuto un po' allo stress che gli abbiamo fatto sul browser web, ma andiamo appunto a vedere queste mail che non abbiamo molto da dire, in quanto è comunque il client stock di Android 4.2.2, mentre quello Gmail è quello che tutti conosciamo e che utilizziamo quotidianamente sui nostri device Android. Quindi questo cosa significa? Che non abbiamo il pinch out, ma abbiamo comunque una buona esperienza per quanto riguarda le mail. Non vi faccio vedere il client Gmail perché comunque lo conosciamo tutti e non è personalizzato da Wiko. È presente il calendario, anche in questo caso è il calendario stock di Android. C'è il file manager, la radio FM che funziona solamente con gli auricolari collegati. E ora vi vado a parlare della durata della batteria. Andiamo qua dalle impostazioni della batteria. Allora, direi che la batteria la promuovo a pieni voti perché ci porta mattina sera senza particolari problemi. Guardate oggi quanto l'abbiamo usato, praticamente. È da 9 ore che è acceso, da questa mattina alle 7, e vi faccio vedere lo schermo quanto è stato acceso. Quasi 4 ore e abbiamo ancora una batteria residua del 40%. Sempre in 3G da questa mattina alle 7, siamo collegati a wifi solamente da un'oretta, perciò direi che questo telefono promuovo assolutamente la durata della batteria che mi ha portato sempre a fine giornata, perciò nessun problema da questo punto di vista. E allora che dire di questo Wiko Iggy? Beh, intanto che vi trago le mie conclusioni, proviamo a stressarlo un po' con un multitasking abbastanza veloce. Allora, questo telefono è disponibile nel colore bianco, nero, grigio azzurro,
e azzurro giallo e per ultimo grigio rosso. Sono doppie colorazioni che combinano un po' questa cornice, che in questo caso è argentata, con i colori della back cover e della parte frontale. Perciò ognuno può scegliere un po' il colore che più gli piace e personalizzarselo un po' a modo suo. Sono presenti anche delle cover in vendita sul sito Wiko, scusate, ma attenti perché questo smartphone non lo troverete ovunque. È disponibile solamente in pochi rivenditori e tra questi vi consigliamo Marco Polo Shop, da cui l'abbiamo anche comprato noi, che lo vende attualmente a 96 o 103 euro in base alla colorazione che voi scegliete. Dunque un prezzo veramente competitivo. Concludendo direi che mi ha veramente colpito, non ho mai visto un telefono muoversi così bene, così velocemente, con delle buone caratteristiche comunque hardware e che funziona generalmente in modo buono in tutto ad un prezzo così allettante. Con questo concludo, un saluto da Marco per androidblog.it.